Grazie, eccomi tornato con un nuovo video e oggi vi mostrerò il pacchetto di neve che mi è appena arrivato. Come penso saprete, sono usciti quattro nuovi pastello e per gli occhi e sono di colori molto particolari e molto belli. E ero in attesa dell'offerta che potessero mettere e hanno messo l'intero set, ovvero le quattro matite, a 12,90 euro, e facendo conto che viene 4,80 euro l'una, praticamente è come se una matita fosse stata il regalo. Ovviamente ho fatto l'ordine e oggi è arrivato il pacchettino. Allora, intanto ci tengo a farvi vedere la nuova pochette neve. Nei video precedenti avete visto, diciamo, le altre, che era quella vecchia. Questa è molto molto carina, mi piace tantissimo. Spero anche onestamente che sia un pochino più resistente, perché le altre si rompono facilmente, troppo facilmente, qui al lato. Allora, come al solito all'interno ci sono delle cartoline che sono dei vari prodotti che hanno. E poi ho ordinato questo set di matite e uno struccante. Partiamo dallo struccante, che è la cosa più che magari vi interessa meno. Ne ho sempre sentito parlare strabene e si tratta di Nuvola struccante. È uno struccante in mousse. È una soffice mousse a base di zucchero di frutti per sciogliere il trucco, impurità e smog senza alterare la pelle. Privo di siliconi, petrolati, parabeni, componenti animali, 100% vegan, cruelty free. E niente, allora necessitavo di un nuovo struccante, non perché quello che sto usando è finito, ma perché sto utilizzando quello Kiko che vi feci vedere in un video haul, magari vi lascio qui il link. E che effettivamente è un ottimo struccante in quanto strucca davvero di tutto, ma non sto riuscendo davvero più ad usarlo perché mi brucia davvero troppo agli occhi, me li gonfia. Dopo che mi strucco inizio ad avere una lacrimazione davvero allucinante. E quindi mi sono un po' informata in vari forum, gruppi Facebook, e ho letto che tutte si trovano davvero strabene con questo, e quindi insomma l'ho voluto provare. E questa qui viene 6,50 euro, quindi insomma la proverò e vi farò sapere. Passiamo al pezzo forte, appunto queste nuove e quattro matite di neve. Devo dire che io ne volevo prendere tre, mia madre piaceva proprio la quarta mancante che io non volevo prendere, quindi alla fine abbiamo preso l'intero set e devo dire che sono davvero stracontenta, perché appunto la quarta, che era quella che io boh, non mi ispira particolarmente, è davvero bellissima e non rendeva da come insomma veniva spiegata sul sito neve. Iniziamo subito da una delle più chiacchierate, che è questo pastello. Sembra tipo marroncino dalla video, ma in realtà è un rosa. E si chiama Gioia. Sono onesta, io la pensavo con una punta ancora di più di rosa all'interno. È questo colore qui. Ecco, forse così si vede, che è sì rosato, è satinato, è molto molto luminoso ed è un colore molto particolare. Ho letto che tutte, insomma, molte persone chiedevano se assomigliava a Cincillà. Allora, diciamo che è chiara quanto Cincillà, ma Cincillà ha una punta, cioè è molto più marroncina di questa, che è appunto rosata. Secondo me questa è ottima come base ombretti, nella rima interna per illuminare lo sguardo o semplicemente per creare il punto luce, quindi la trovo una matita molto molto versatile e questa mi piace molto. Poi abbiamo questo bellissimo blu elettrico che si chiama Enigma ed è appunto un blu elettrico. Questo è completamente opaco. Diciamo che forse fra tutti era quello che a me piaceva di più, onestamente, ma fra tutti è il più banale, fra virgolette, nel senso che ha un colore facilmente trovabile in giro. Assomiglia tantissimo a una Skinny Fit che tra l'altro ho, e di Kiko. Forse quella di Kiko è leggermente più scura e più forte come blu. Però appunto è questo bellissimo blu scuro e completamente opaco.
questa è carina, qui la luce va e viene per creare tipo righe d'eyeliner nella rima interna, quindi comunque lo trovo anche questa molto carina. Poi c'è questa che mi incuriosiva tantissimo appunto per il colore particolare ed è questo viola. E si chiama Pianeta. È un viola davvero particolarissimo, secondo me specialmente in inverno molto sfruttabile. Anche questa è opaca, come vedete. E nel frattempo come mi muovo, vedete gioia quanta luce fa. Ed è molto molto carina questa qui. Tra l'altro molti chiedevano com'è sulle labbra, dopo magari ve la faccio vedere. Diciamo che da qui non si vede, ma in realtà è un duochrome. Ha dei riflessi molto violacei all'interno. Secondo me sulle labbra magari è un po' troppo. Magari per chi osa può andare bene. Insomma, io non mi ci vedo molto. Magari la proverò. E infine, quella che appunto io sottovalutavo è questo grigio che si chiama Radio. Vi dico la verità, a me non ispirava assolutamente per nulla. A mia madre sì, brava. Perché effettivamente è molto molto particolare, perché ha un bel grigio, anche questa insomma perfetta per la stagione che viene, e all'interno ha dei glitter multicolor, che però dalla foto, cioè dalla videocamera, non so quanto riesce a catturare. Sono davvero dei colori molto particolari. Ecco, fra tutti forse sì, il meno particolare è il blu elettrico, essendo un colore facilmente più trovabile in giro. Però sono davvero molto carini. E come omaggio, visto che insomma avevo superato la soglia dei 20 euro, e ho chiesto tobacco. Che è appunto una mini size di minerale che sto aprendo adesso con voi. Avevo letto tutte le recensioni fantastiche su questo ombretto e dicevano che era assolutamente un ombretto da avere, specialmente per chi ha gli occhi chiari. E quindi ho detto, beh, come omaggio chiediamolo. Allora, il colore è questo qui. E ora vediamolo swatchato. Bello, bello. Questo marrone con dei riflessi oro all'interno, si sfuma molto bene, ha un colore molto modulabile, è davvero molto bello, non vedo l'ora di provarlo, lo vedo molto, cioè, perfetto ad esempio nella piega dell'occhio o anche magari su tutto l'occhio per un trucco magari da sera. È davvero un marrone molto molto particolare, non so quanto renda effettivamente. Poi oggi qui a Roma c'è il diluvio universale, c'è una luce pessima. Io sto con una luce artificiale, ma non è un granché, quindi insomma mi scuso se non rende insomma la luce. Adesso ragazze, mi vado a struccare al volo e Facciamo eccomi una qui. prova. Spero, come dicevo prima, insomma che si veda qualcosina vista la luce. Allora, io intanto proverei, sto improvvisando adesso con voi, come prima cosa stendere gioia su tutto l'occhio creando diciamo come base ombretto. Cade tutto. Non fate caso a sopracciglia da fare e cose varie, insomma, volevo fare questa prova con voi. Non so voi, a me piace davvero molto l'effetto anche appunto solo di gioia applicata su tutto l'occhio e dà molta luce e magari con un ombretto e sui toni del rosa o dell'oro sopra, secondo me lo va ad intensificare ancora di più. Per chi ha magari ombretti neve, penso ci stia molto molto bene Liquid Mirror e Zucchero Filato ad esempio. Ora provo a fare una riga di eyeliner con il pastello, questo qui grigio, radio.
lo metto anche nella rima interna. Mi dispiace che non rende il grigio dalla video, ma è davvero molto molto bello. Mi piace molto l'effetto, sinceramente, davvero tanto. Sì. Mettiamo anche una passata di mascara, tanto per vedere l'effetto appunto finale. Utilizzo il multi action della Essence. Io direi che come trucco fatto al volo non è davvero per nulla male, rimane molto luminoso. Questo grigio è fantastico. E non so davvero, spero davvero che riusciate a notarlo. E ora proviamo nell'altro occhio. Provo a fare una riga di eyeliner con il pastello questo qui, Pianeta. È davvero un colore particolarissimo. Questo è davvero molto molto particolare. Secondo me questo va anche dosato in maniera giusta per evitare l'effetto occhio malato. Ora ovviamente voi lo vedete così, non ho messo né una base sotto né niente, ma secondo me se lo mettiamo con una base... Tra l'altro sembra che ho tipo l'occhio arancione. Queste sono le luci. E è comunque molto molto particolare anche così. Mi piace tantissimo, non so se riuscite a notare i riflessi duochrome che ci sono, mi avvicino con la luce. Davvero molto molto bello. E ora, giusto per farvi vedere la scrivenza, nella rima interna vado a mettere il blu. Ecco qui. Effettivamente da che era davvero quella che mi piaceva di più, probabilmente è la più banale a livello di colore. Tra l'altro anche questi due colori insieme non sono affatto male. Mettiamo anche qui un velo di mascara. Ovviamente sono davvero delle prove fatte così al volo, giusto per far vedere la scrivenza e la particolarità dei colori. Secondo me sono davvero dei colori molto belli. Faccio senso truccata due occhi diversi. E ora, diciamo, per le più curiose, proviamo a mettere Pianeta, ovvero il viola. Era Pianeta? Sì. Sulle labbra. Allora, questo è l'effetto, non è un colore che fa per me, cioè io non mi ci vedo, ma è molto molto particolare, non mi sta molto al volo, insomma. Vedete i riflessi duochrome all'interno, sulle labbra si notano tantissimo. Ripeto, non è un rossetto che io metterei, ma per il mio gusto personale, perché proprio non mi ci vedo, ma senz'altro sarebbe un rossetto molto molto originale. Niente ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video, insomma anche con questo make up un po' improvvisato, e fatemi sapere se le avete acquistate, se avete intenzione di acquistarle e qual è la vostra preferita, e ci vediamo al prossimo video!